L'attrice Laura Efrican, ex moglie di Gianni Morandi, che molti ricorderanno tra gli interpreti dei due sceneggiati La Cittadella e David Copperfield, diretti da Anton Giulio Maiano, è stata protagonista al Museo Costantino Barbella di Chieti del pomeriggio di cultura tra letteratura, televisione e cinema, organizzato nell'ambito del premio che porta il nome del celebre regista e sceneggiatore abruzzese morto nel 1994. Ad Anton Giulio Maiano, nato nel 1909 nel capoluogo teatino, l'amministrazione comunale ha voluto dare lustro con un premio a lui dedicato. Dopo la serata intitolata Romanzo cinematografico ideato dal maestro Davide Cavuti per l'appuntamento conclusivo della stagione di prosa, l'assessorato alla cultura, guidato dal vice sindaco Paolo De Cesare, ha istituito il premio internazionale Maiano Città di Chieti, che si avvarrà proprio della direzione del maestro Cavuti, direttore artistico della stagione di prosa del Marrucino. L'evento si è aperto con la presentazione del libro Una famiglia armena, scritto dall'attrice, alla quale è stata conferita una menzione speciale e ha ricevuto una targa che le è stata consegnata dal sindaco Diego Ferrara, dal vice sindaco Paolo De Cesare e dal maestro Davide Cavuti. Saluto al premio internazionale Anton Giulio Maiano con tantissimi auguri, sperando magari di essere anche invitata una volta qui. Contestualmente è stata l'occasione per iniziare questo cammino in ricordo, in memoria e con un grande tributo appunto al nostro concittadino Anton Giulio Maiano. Abbiamo voluto donare, abbiamo inteso donare a lei una targa con una menzione speciale a firma mia come presidente del premio e del direttore artistico, il maestro Davide Cavuti, che ringrazio davvero tanto per il lavoro indefesso che sta producendo affinché questo premio torni all'onore delle cronache.